corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati con l'armata italiana. Le nostre unità incalzano in aspri combattimenti le divisioni di retroguardia, alle quali Timoshenko ha affidato il compito di evitare, o almeno di ritardare, la grandiosa manovra di accerchiamento e di sfondamento. Si combatte nella steppa. Truppe di ogni specialità, fanti, alpini, bersaglieri, artiglieri, si prodigano con impeto inesausto ed inesauribile. Si serrano sempre più da presso le truppe rosse. Dopo ogni balzo si rinnova e si stronca la resistenza nemica, mentre si procede alla eliminazione dei superstiti nuclei che Timoshenko, con la solita tattica, abbandona sui fianchi e alle spalle degli inseguitori. In ridotta e ripulito coi lanciafiamme. I rossi decidono di arrendersi. Cima a fondo. L'attacco si svolge concentricamente. Sono distese a protezione degli attaccanti. All'attacco con lanciafiamme e bombe a mano. Thank you.
unità italiane, scaglionate nella steppa sconfinata, riprendono la marcia verso Oriente.